Ho rivisto l'azione, me l'hanno mandata tante persone, la palla è entrata per ben 2 volte, ma mi dà fastidio perché ci avrebbe evitato 20 minuti di fatica, diciamo, perché poi saremmo andati sul 2-0 e sarebbe stato tutto un po' più facile, invece abbiamo sofferto un po' fino alla fine, anche se loro non hanno creato chissà che occasioni, però quando rimane in bilico sull'1-0 poi lo sappiamo che basta poco per subire gol o comunque un episodio. No, mi sento bene, ho faticato un po' forse dopo la sosta in alcune partite, però ora mi sento bene e voglio continuare così. Lo sappiamo, quando vengono qua a giocare, l'abbiamo già vissuto sulla nostra pelle con Messina, con il Campobasso. Vengono tutti qua a giocare, stanno tutti dietro e partono in contropiede. Ovviamente quando noi non prendiamo gol, poi uno lo facciamo sempre e quindi dobbiamo ripartire dal clean sheet di oggi perché siamo una squadra veramente che se non prende gol, poi un gol lo fa sempre e le partite vanno bene, vanno vinte anche 1-0, valgono sempre 3 punti, ecco. Un aspetto su cui devo lavorare, ogni tanto, come dice il mister, esco fuori dai binari, però cose. Non, di cose di campo, però niente di eclatante, diciamo. Devo migliorare su questo lato del mio carattere, però ci lavorerò sopra. Gliel'ho promesso al mister, l'ho promesso al gruppo e anche al direttore che mi ha cazziato anche lui. Io devo fare il giocatore, lui fa il mister, io devo fare il giocatore. Ogni tanto mi intestardisco che vorrei toccare magari un po' più palloni durante la partita, solo che con squadre chiuse è difficile, io mi nervosisco, lui mi dice di stare calmo, io mi nervosisco ancora di più. Però c'è grande stima reciproca. Io mi trovo meglio a mezzala, onestamente, perché ho più campo e vedo campo, diciamo. Come trequartista sono spesso girato alle spalle rispetto alla porta, quindi faccio un po' più fatica, però necessità lo ricopro volentieri. Sì, è una vittoria importantissima perché l'abbiamo ritrovata in casa, soprattutto dopo 3 partite dove non portavamo a casa bottino pieno. È comunque una prestazione convincente perché alla fine non abbiamo rischiato mai nulla e abbiamo creato tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo migliorare sul fatto di essere più cinici, quello sì, perché le partite vanno chiuse prima. Però una grande partita, 3 punti ce li portiamo a casa, ora ci prepariamo bene per Foggia, perché sarà un'altra battaglia e andremo lì sicuramente per provare a portare a casa i 3 punti.